Ritratto di donna, il sogno degli anni venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi ci consente di conoscere donne speciali, dei ritratti magnifici. In questo caso è la moglie vera di Ubaldo Oppi, Adele Leone, una donna straordinaria di cui abbiamo trovato perfino l'album delle foto, che ce la mostra in vacanza, in questo salotto di Milano dove lei teneva una sorta di circolo culturale. Lei stessa è pittrice e musicista. Insomma, ha stregato veramente Oppi, che al suo ritorno a Milano nel settembre del 1921 la sposa e ne fa la sua musa. Questo probabilmente è un ritratto che le ha dedicato proprio come dono matrimoniale. Lo sfondo di Venezia in realtà ce la fa immaginare, dice un mio collega, come se fosse un ammiraglio veneto. Si vede la Fondazione Cini sullo sfondo, le barche che passano, ma è la scusa per realizzare un'opera di grande sorpresa che si dice appartenga alla corrente del realismo magico. Cioè tutto è da una parte così reale, si intravedono le piume sulle maniche del suo vestito, si vedono i gioielli e infatti in mostra avremo una piccola selezione di gioielli che corrispondono esattamente ai suoi orecchini, agli anelli e anche a questi abiti speciali. Una collezione di abiti reali, veri, degli anni venti è in mostra per dimostrare che le donne dipinte e gli abiti del tempo sono veramente un dialogo prezioso. E poi gli abiti che abbiamo in mostra sono davvero stati a delle feste, hanno vissuto amori e dispiaceri delle proprietarie, come in qualche modo ci raccontano i quadri. La moglie di Oppi, questa nostra Adele Leone, è anche ritratta in altre situazioni. È una donna che di profilo, per esempio, mostra i capelli corti come la moda del tempo. Quindi l'arte ci serve anche per capire meglio la società e vedere che queste donne molto amate sono anche molto reali. E le donne di altri artisti del gruppo di Novecento Italiano ci mostrano anche come altre amiche, altre sorelle siano importanti per loro.